Romolo, buongiorno. Buongiorno. Senta, mi hanno detto che per parlare di affettati, di ciccia, anche di formaggio, qui a Pistoia bisogna parlare con lei. Davvero? Almeno, dicano. Senta, ma che mangiano i pistoiesi? Roba buona. E genuina. E che prodotti consiglia lei di solito? Io consiglierei prodotti toscani, diciamo il salame toscano, l'arista, il prosciutto, roba tipica, diciamo, delle nostre parti. Ecco, però lei non fa soltanto norcineria, vedo anche tanti preparati da infornare. Il nostro punto forte sono i pronti a cuocere, tutta roba preparata da noi, cominciando dal coniglio ripieno, pollo a cotto, cotolette panate, quello che praticamente quello si fa un 30-35 tipi di roba preparata, di piatti preparati. Senta, questa bottega, chiamiamola bottega anche se un pochino più di una bottega a questo punto, da quanti anni è che c'è? Questa è una bottega che esiste dal 1900, è una bottega storica di Pistoia, diciamo, una delle più vecchie negozi di Pistoia. Ecco, e parlando invece di nuovo, ora abbiamo la Toscana in bocca, un evento enogastronomico che si spera faccia parlare di Pistoia anche nel resto della Toscana. No, dovrebbe far parlare, no, si spera. Sì. Perché a Pistoia si mangia bene. Davvero, a Pistoia si mangia benissimo, sì. Senta, voi che prodotti porterete alla Toscana in bocca? Noi all'appuntamento porteremo della coppa, arista, prosciutto toscano di alto livello, e salame toscano, roba diciamo tipica. E migliacci col formaggio o secco con zucchero, che è un prodotto tipico proprio pistoiese. Senta, parliamo di un prodotto toscano che però lì non avremo, la rosticciana. Noi facciamo abbiamo la rosticciana, naturalmente la classica rosticciana, in più facciamo la rosticciana avvolta, che sarebbe il costolato disossato con del filetto dentro, arrotolato tipo diciamo un gelo di arista, che poi la gente la taglia a fette, diciamo. Ecco, dentro c'è un ripieno delle dentro erbe aromatiche. Dentro c'è il filetto del maiale, il cosiddetto pesce alla pistoiese. Senta, e col maiale che erbe aromatiche cosa ci va? Finocchio, finocchietto? Ci va. Il finocchio si sposa benissimo col maiale, però magari non a tutti piace perché è un gusto un po' particolare, però col maiale il finocchio ci sta bene. Se no ci sta bene il ramerino, l'aglio, il limone no, però il ramerino, aglio ci sta bene. E il finocchio nel maiale. E poi avremo bisogno di trovare delle rape saltate. Ecco, la smorte col maiale e la rapa toscana. Ecco, e poi ho sentito parlare anche di migliacci. Migliacci, sì, migliacci. E i migliacci sarebbero, per chi è di fuori Pistoia? Sarebbero, a Firenze li chiamerebbero roventini. Praticamente sarebbe una crepe di sangue, condito naturalmente, diciamo, è amalgamato con della farina, brodo di coppa, diciamo, sarebbe il brodo dove si cuoce la coppa, poi ci hanno messo la farina e poi ci hanno messo le spezie toscane, c'è chi ci mette anche scorzettine di arancio e poi vanno fatte tipo crepe in padella, poi c'è qui a Pistoia ci mettono o lo zucchero o formaggio, lo arrotolano tipo sighero e lo mangiano. Un po' di ricotta magari? No, ricotta no. La ricotta no? La ricotta nel neccio. Nel neccio, perfetto. Abbiamo imparato di tutto. Allora ci vediamo alla Toscana in bocca. Senz'altro. Grazie Romolo. Grazie a lei, buona serata.